All'interno del Palasport Corianese con un ospite davvero d'eccezione, il pluricampione d'Italia, allenatore della Lube Macerata, Alberto Giuliani. Allora, che piacere ritrovarla in questo palazzetto. È qui in vacanza, ma certamente anche pronto a raccogliere l'abbraccio dei tanti tifosi che la incontrano in questo suo soggiorno a Corigliano. Cosa prova quando ritorna in questa struttura? Beh, sicuramente un grande piacere, perché altrimenti non tornerei, torno spesso, torno tutti gli anni, mi vengo a rilassare e vengo anche ad abbracciare tanti, tanti cari amici che ho lasciato qua nella mia esperienza coriglianese. Passano gli anni, ma alcune emozioni non si dimenticano, credo. La vittoria contro Santa Croce che valse il passaggio in A1, la prima in Serie A1 con un 3-0 secco alla Sisley Treviso. Cosa ricorda di quelle belle giornate? Ricordo tutto, sono ricordi stampati a chiare lettere nella mia mente. Sono ricordi piacevoli, anche perché hanno aiutato tanto la mia carriera, oltre ad aiutare Corigliano a diventare la splendida realtà pallavolistica che adesso è. Naturalmente anche un pezzo di Corigliano nel suo staff, Alfredo Martilotti, lo scoutman, Cadeddu era con lei anche a Corigliano. In questi anni come sta cambiando la pallavolo? Lei resta un vincente e sta collezionando trofei e trionfi, ma certamente è un mondo in continua evoluzione. Sì, sia tecnico-tattica sia anche dovuta ovviamente alla crisi che la nostra nazione sta attraversando. Quindi tanti cambiamenti, bisogna essere pronti, le idee possono avere una spinta maggiore rispetto a quello che era prima la spinta economica che le squadre potevano dare e gestire. Ancora un bel mondo, vi assicuro. Allora, naturalmente anche per parlare di quello che sarà, come si ricaricano le batterie, oltre che venendo a Corigliano magari con la nostra gastronomia che certamente apprezzerà, come si ricaricano le batterie dopo un successo? Lei è fresco campione d'Italia, lo è stato anche altre volte, ha vinto altri trofei, la voglia di tornare a ragionare e sudare nel palazzetto? Ma devo dire la verità, non è che abbia tanto bisogno di tanto tempo per ricaricarmi, perché comunque faccio un lavoro che mi piace molto, faccio il lavoro che ho scelto di fare, quindi è chiaro che c'è sempre piacere nel ricominciare una nuova avventura, una nuova sfida. Però quei 2, 3, 4 giorni qua a Corigliano sicuramente mi aiutano a ricaricarmi un po'. In conclusione, un flashback dei tanti momenti vissuti, noi a commentare, lei panchina da protagonista, un secondo, un'immagine della sua avventura a Corigliano, forse l'arrivo con il pullman festante. Due immagini belle, anzi fatemi dire tre, insomma la partita qua con Castellana Grotte credo che sia stata una semifinale meravigliosa con un pubblico assolutamente fantastico, ovviamente la vittoria su a Santa Croce fuori casa e poi il ritorno qua quando ci aspettava una piazza festante, insomma è stato veramente bello e emozionante. Grazie, in bocca al lupo per il proseguo della sua carriera. Crepi, grazie a voi.